Si è tenuto a Palazzo Zimbardi un incontro organizzato dall'UPI, Unione delle Province d'Italia, dal titolo Operazione Verità, la sfida delle province del Nord. I relatori, tra cui il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, si sono trovati d'accordo nel sostenere l'inadeguatezza del disegno di legge sulla riforma degli enti locali, nota come Bozza del Rio. I lavori sono stati aperti dal Presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà. In tutti i paesi europei esiste il livello intermedio di governo e tanto più in regioni grandi come la Lombardia, il Piemonte, il Veneto sarebbe impensabile che non ci fosse. Ma quando si parla di taglio di province, sia il governo Monti che il governo Letta stanno affermando un concetto che è falso, cioè quando si dice avremo un risparmio, no, non è così. Lo studio della Bocconi fatto su questo dice con chiarezza che non vi saranno riduzioni di spesa. Quindi quello che noi diciamo è sì alla riforma dello Stato, di tutte le sue istituzioni, quindi regioni, province, comuni, ma anche a livello di ministeri, ma facciamolo con buon senso e non come fumo negli occhi alla gente. Abolire le province aumenta i costi, primo, per la collettività. Secondo, rende impossibile il governo in Regione Lombardia, perché i 1.400 comuni, piccoli comuni, non possono avere come unico referente il governo della Lombardia. C'è bisogno di un livello intermedio. Terzo punto, noi siamo in grado, come regioni, di stabilire, di decidere e di organizzare noi il livello intermedio. In questo disegno di legge si prevede di istituire città metropolitane e noi siamo d'accordo, ma la modalità è un po' assurda perché per legge si stabilisce che il sindaco metropolitano, cioè il sindaco di un territorio molto vasto, nel caso di Milano l'intera provincia, nel caso di Torino l'intera provincia, non è eletto dai cittadini, ma per legge è il sindaco del comune capoluogo. Voglio ribadire con forza che noi siamo assolutamente favorevoli a una riforma se questa è atta alla semplificazione e quindi a comportare dei benefici per i cittadini. Se oggi dovesse essere applicato il disegno di legge del Rio così com'è, non potrà che generare un solo caos istituzionale e quindi un problema sui servizi.